Rieccoci con la seconda parte delle sales promotion. Lezione della scorsa volta ci siamo fermati al piano delle sales promotion. Ora ripartiamo da lì per continuare la nostra cavalcata alla scoperta di queste promozioni o vendite in promozione. Allora, dicevamo, il piano delle sales promotion ci dice che c'è bisogno prima di conoscere il mercato in cui ci muoviamo con analisi ben specifiche. E perché ci porta a creare queste tipologie di promozioni. Può essere perché la tal penna costa troppo, c'è bisogno di una ridimensione del costo rispetto alla concorrenza, eccetera, eccetera. La definizione del pubblico di riferimento. Voglio che questa penna venga comprata dai ragazzi tra i 15 e i 18 anni, non sopra. Ok? Tanto per fare un esempio. La definizione degli obiettivi dell'azione promozionale. L'obiettivo può essere l'aumento del fatturato. L'obiettivo è trovare la miglior soluzione per il nostro consumatore rispetto all'utilizzo di questa penna. Oppure la strategia, cioè le tecniche promozionali proposte. Strategia che si connette anche ai costi. Per cui se io questa penna normalmente la vendo a 10 euro e ho deciso di venderla in promozione a 8, ho una perdita di 2 euro. Questa perdita di 2 euro devo trovare il sistema di recuperarla attraverso, ad esempio, l'aumento del fatturato. Ok? E poi abbiamo una timetable che è sostanzialmente una linea temporale dove andiamo a definire la curva della nostra sales promotion. E quindi cosa significa? Significa sostanzialmente che ovviamente avremo una situazione dove aumenteremo il fatturato, aumenteremo le vendite fino a un certo punto in cui avremo il picco massimo della nostra promozione di vendita per poi far tornare il nostro prodotto al costo reale e consueto e quindi avremo poi un decrescere di questa delle vendite di questo prodotto. Bene. Ora entriamo finalmente nella definizione dei destinatari del sales promotion. E i destinatari del sales promotion sono 1. I consumatori. 2. Il trade o mercato. Ok? 3. La forza vendita. 4. I consiglieri d'acquisto o prosumer. Ok? I prosumer li vedremo piano piano. Incominciamo a soffermarci sul concetto di consumatore. Quindi le vendite in promozione per i consumatori. Le sales promotion, quindi rivolte ai consumatori, hanno dei principali obiettivi, e sono 1. Far provare il prodotto. Spesso abbiamo bisogno di far provare il prodotto. Perché? Perché magari un nostro concorrente è molto più forte di noi, ad esempio nella vendita di questa tipologia di penne. E quindi noi dobbiamo ingraziarci il nostro consumatore facendo una cosa molto semplice, facendo provare il prodotto, appunto. Dare un motivo in più per l'acquisto. Se questa penna costa 10 euro e non attira il consumatore, magari a 8 euro con 2 euro di sconto uno potrebbe essere interessato a comprare questa penna. Creare fedeltà alla marca. Creare fedeltà alla marca vuol dire creare uno stato di convinzione del nostro consumatore al fatto che la nostra azienda, il nostro marchio, la nostra marca, il nostro brand sono i migliori sul mercato o sono i più affidabili sul mercato. Caricare gli attuali consumatori. Abbiamo magari un bacino di persone molto contente che utilizzano già questa tipologia di penna. Bene, è il momento di chiamare a raccolta queste persone e aiutarli nel mandare in giro il messaggio che le nostre penne sono le migliori sul mercato. Quindi andiamo a caricare emotivamente, psicologicamente i nostri consumatori oppure ad aumentare la loro voglia di comprare questa penna attraverso appunto delle situazioni in cui si hanno delle promozioni particolarmente efficienti ed efficaci. Infine, aumentare il consumo del prodotto, ovviamente, questo è basilare per mantenere l'aspetto finanziario della nostra azienda sano e spingere il consumo di formati particolari.
formati particolari, ci viene in mente il concetto delle merendine Kinder e Brioche, ad esempio, per cui ci danno spesso la confezione da 6, ma c'è il cosiddetto formato famiglia da 10 Kinder Brioche. Ovviamente il formato famiglia per molti consumatori può non essere così appetibile, perché magari non hanno una famiglia, perché mangiano poche Kinder Brioche, ma se noi gli diamo l'occasione di comprare più prodotto a un prezzo appetibile, va a finire che si preferirà comprare quel formato ad esempio famiglia piuttosto che comprare il formato classico tradizionale a prezzo pieno. Bene, allora andiamo a vedere in maniera dettagliata ogni singolo principio che sta alla base delle sales promotion. Il primo principio in assoluto, quello che dobbiamo assolutamente ricordarci, è far provare il prodotto. Far provare il prodotto vuol dire che la promozione deve attrarre i consumatori, quindi devi farli venire a comprare il tuo prodotto, che non hanno mai usato questo prodotto. Quindi, non hai mai provato questa penna? Ok, vieni, ti convinco a provarla. Vedrai che scrive molto bene, scrive con colore nero, è molto comoda perché ha questa parte in gomma, per cui la tua modalità di prendere in mano la penna è migliore, scriverai meglio, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è il classico obiettivo di un prodotto in lancio o di un prodotto esistente che necessita di essere rilanciato, come pure di un prodotto che ha scarsa penetrazione, cioè vuol dire che questo è un prodotto nuovo, non lo conosci, perfetto, ti do in mano la penna che lo provi, oppure è un prodotto che è già nel mercato ma fa fatica a diventare conosciuto presso i consumatori, oppure è un prodotto che ha scarsa penetrazione per cui il mercato lo conosce ma alla fine lo snobba, non lo ritiene valido, e noi dobbiamo trovare il modo come marketer di fare in modo che questa penna entri nelle case, diciamo, dei nostri consumatori. Dare un motivo in più per l'acquisto, altro motivo basilare. La promozione deve influenzare la scelta del consumatore fornendo un plus addizionale a quelle esistenti. Questo è più di un obiettivo, è la ragione dell'esistenza delle promozioni. Inutile pensare che la penna da sola sia capace di attrarre il consumatore se già non è così. Bisognerà trovare la modalità, il modo per presentare questa penna in una nuova veste, in una nuova modalità, con degli sconti e con magari aggiungendoci anche un'altra penna assieme, con un costo magari minore, per cui scateni l'idea per cui il nostro compratore, il nostro consumatore decida di comprare questa penna. Quindi il motivo in più dell'acquisto non è un obiettivo, è la ragione stessa delle nostre sales promotion. Creare fedeltà alla marca. Ovviamente questa penna dietro a un brand, a un'azienda con i suoi valori. Ricordiamoci, brand e marca sono valori, ok? Sono portatori di valori, valori per lo più immateriali, per cui il nostro cliente crede di più a delle storie che raccontiamo su questa penna. Storie che non devono essere inventate, ma che devono aderire il più possibile al suo stile di vita, ai suoi bisogni, alle sue esigenze, alle sue necessità. E quindi creare fedeltà alla marca vuol dire che la promozione deve mantenere i consumatori attuali, oltre a garantirsi l'adesione di quelli occasionali. Questo è il classico obiettivo delle raccolte a punti. Banalmente tutti abbiamo nel nostro portafoglio almeno 2 o 3 tessere punti dei vari supermercati ed ipermercati.
esempio Carrefour, l'esempio di Esselunga, l'esempio di Novacop, sono tutte tessere a punti, Bata, eccetera. Per cui ci manteniamo in contatto con il nostro possibile potenziale consumatore e nello stesso tempo lui avrà un atteggiamento positivo nei confronti del nostro marchio, della nostra marca, del nostro brand. Ok? Caricare gli attuali consumatori. La promozione deve incentivare i consumatori ad aumentare la loro normale quantità di prodotto acquistato. Questo obiettivo è tipico per un prodotto che ha uno scarso stoccaggio in casa o che deve difendersi dall'ingresso sul mercato del nuovo concorrente. Caricare gli attuali consumatori vuol dire far aumentare le vendite, ok? Incentivare i consumatori abituali del nostro prodotto a comprarne di più, ok? Questo obiettivo è tipico appunto di prodotti di largo consumo e con uno scarso stoccaggio. Pensiamo a prodotti monouso oppure a prodotti che particolarmente gli alimentari, no? Dove lo stoccaggio è comunque dato da una data di scadenza perentoria e quindi dobbiamo far aumentare nel giro di breve tempo appunto l'acquisto ripetuto del determinato prodotto o servizio. Oppure c'è da difendere la posizione rispetto a un concorrente molto aggressivo, per cui io vendo questa penna, normalmente la vendo a 10 euro, mi è entrato un concorrente il quale si propone con la stessa identica forma di penna, con le stesse identiche caratteristiche di questa penna a 5 euro. Perfetto, allora io devo assolutamente intervenire con una sales promotion per intervenire ad abbassare il prezzo e comunque continuamente confermare il fatto che i miei consumatori comprino e siano fedeli alla mia marca, al mio brand. Aumentare il consumo del prodotto. La promozione deve stimolare un maggiore e più frequente uso del prodotto da parte di chi già lo acquista e lo consuma. Quindi aumentare i volumi di vendita, banalmente, ma questo ci permette, con l'aumento dei volumi di vendita, di andare a eliminare, i costi che stiamo sostenendo per fare la promozione. Spingere il consumo di formati particolari. La promozione deve influenzare la scelta dei consumatori sui formati che l'azienda vuole spingere in un particolare momento. Si tratta spesso di formati grandi, ma è anche il caso di formati nuovi che si vuole far conoscere o di formati che stanno per scomparire o sui quali l'azienda investe in promozione per accelerare l'esaurimento degli stock. Tradotto, spingere il consumo di formati particolari, dicevamo poc'anzi, formati famiglia con maggiore prodotto oppure formati che stanno uscendo dal mercato, prodotti con particolari packaging che si è visto non attirano l'occhio del cliente, quindi è il momento di eliminarli, è il momento di far uscire dagli stock e quindi dai vari distributori il fatto di avere ancora formati del prodotto vecchi o vetusti. Quindi è necessario spingere il consumo appunto di questi formati particolari. Chiudo questa seconda parte per poi rivederci e andare sempre più nel dettaglio con l'ultima slide di oggi, le promozioni rivolte ai consumatori. Quindi ci soffermiamo sul target dei consumatori e vediamo quali sono le tattiche che si possono utilizzare per le promozioni rivolte ai consumatori. Riduzione del prezzo, buoni sconto o coupon, offerte speciali o vendite raggruppate, campioni, operazioni a premi, premi autopaganti e personality promotion. Ok? Quindi anche qui ci fermiamo per il momento e nella prossima lezione andremo a vedere di ogni tipologia di sales promotion rivolta ai consumatori i propri vantaggi e gli svantaggi.